Perdura l'eco in tutto il mondo per lo storico incontro e per la storica firma, diciamo, di un trattato, di un documento fra Trump da una parte e Kim Jong-un, il presidente nordcoreano. Ci sono ovviamente giudizi politici i più svariati, ma tiene banco prima di tutto la cronaca. Perché questo? Perché questo incontro in sé storico, abbiamo detto, assume anche delle connotazioni particolari, perché ha portato alla ribalta poi alcuni particolari di colore che noi vi vogliamo illustrare prima di dare poi la parola all'esperto di cose internazionali, il professore Frongillo. Bene, nota di colore. L'isola di Sentosa, che è stata scelta per il vertice, è divenuta meta turistica e risplende in tutto lo splendore, perché prima si riteneva che questa fosse un'isoletta appartata, anche con un ambiente decadente. Invece le passeggiate sia di Kim sia di Trump nell'isoletta prima dell'incontro hanno rivelato un territorio non solo molto bello, ma anche pieno di hotel, pieno di ristoranti, insomma una meta per le vacanze. E questa è la prima nota di colore. La seconda è quella della firma dello storico documento. Ebbene, la sorella di Kim Jong-un, che è stata dietro le quinte una delle protagoniste di questa fase politico-diplomatica, bene, la sorella ha portato al fratello una penna particolare. C'era sul tavolo una penna per firmare, ma la sorella non si è fidata probabilmente di questa penna e gliene ha dato un'altra. E quindi da questo punto di vista la vigilanza nordcoreana è stata veramente eccezionale. Poi è venuto fuori il profilo della sorella del dittatore nordcoreano. Pare che abbia 43 anni, pare che abbia due figli, pare che li abbia ottenuti da due uomini diversi. Avrebbe studiato in Svizzera insieme con il fratello. Alcuni dicono a Zurigo, altri dicono a Berna. Insomma, ecco, c'è ancora questo alone di mistero. E poi si è rivelata un'altra figura, il segretario di Stato americano, Pompeo, che è di origine, ecco, è oriundo italiano, mi pare abruzzese come origine. Ecco, e Pompeo è stato anche capo della CIA, via seguito, e a lui adesso è rimesso il compito di tradurre in fatti quello che è stato scritto nel documento finale. E Pompeo dovrà andare prima nella Corea del Sud, poi nella Corea del Nord. E diciamo l'ultimo pizzico di curiosità è quello che si riferisce alla firma storica dei due. Ecco, si vede che Trump
come dire, grafologicamente va in alto, in basso, in una maniera veramente incisiva, mentre invece la firma di Kim Jong-un è così a margine, si vede e non si vede. E non voglio parlarvi, per non tediarvi più, del macchinone americano del Presidente degli Stati Uniti, che è chiamato ormai da tutti il mostro, perché è una macchina straordinaria che ha sbalordito Kim, e i servizi segreti americani hanno aperto il portellone posteriore per soli 5 secondi, l'hanno fatto vedere l'interno e hanno chiuso. Bene, adesso, professore, come possiamo giudicare adesso, un po' distanziando il fatto, quello che è avvenuto a Singapore? Ecco, come si presenta la penisola asiatica, i protagonisti, la Cina, la Corea del Sud, il Giappone, la Corea del Nord? Ecco, ci tracci un quadro. Beh, in primo luogo occorrerebbe sottolineare che, al di là dell'enfasi anche un po' della propaganda che i due protagonisti della vicenda hanno messo in campo in questi giorni, sostanzialmente, dobbiamo in qualche misura considerare che si tratta di un accordo importante, ma non di portata storica, come loro stanno dicendo. L'accordo è importante perché, diciamo, consegue due risultati positivi, diciamo così, immediatamente positivi. Il primo è che si stabiliscono e si ristabiliscono in qualche modo, forse per la prima volta nella storia, dalla fine della seconda guerra mondiale in avanti, delle relazioni diplomatiche più o meno serene tra i due paesi. E questo consentirà in futuro di ampliare e approfondire il processo di pace che si è avviato con questo incontro. Il secondo ci consente di apprezzare due risultati positivi per l'una e per l'altra parte. Per quello che riguarda il regime della Corea del Nord, è la rassicurazione che gli Stati Uniti garantiscono l'incolumità, per così dire, tra virgolette, ma insomma l'incolumità del regime nordcoreano. E come dire, rafforzata dal fatto che gli Stati Uniti hanno assunto impegno concreto, che è quello di sospendere immediatamente, anzi interrompere, le esercitazioni annuali che si svolgono in Corea del Sud, tra appunto esercitazioni militari in collaborazione con il regime, con la Corea tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti. Ora, a questo ha corrisposto un risultato positivo che Trump sicuramente, insomma, si giocherà nella politica interna, che è quello che il regime nordcoreano si impegna a restituire le salme e a consentire dei cittadini statunitensi, a consentire il rientro negli Stati Uniti senza, come dire, ostacolarlo in nessun modo, di cittadini statunitensi che erano rimasti bloccati in Nord Corea. Questo, come dire, questo è il quadro, diciamo così. Ora, per riprendere, diciamo così, questa nota di colore della penna prestata alla sorella Kim, bisognerebbe sperare che, come dire, non, quella penna non contenesse inchiostro simpatico. Mi riferisco al fatto che l'obiettivo massimo che gli Stati Uniti volevano conseguire, cioè la denuclearizzazione completa, irreversibile, verificabile e immediata della penisola coreana, per il momento è solo, diciamo così, una promessa, nel senso che la Corea del Nord non ha assicurato e rassicurato gli Stati Uniti sui tempi di attuazione di questo impegno, né, come dire, promette, diciamo così, o consentirà una verifica, diciamo così, o modalità su questo, modalità di verifica del processo di denuclearizzazione. E su questo, come opportunamente sosteneva lei, entra in campo il ruolo di Pompeo, che fino a questo momento ha giocato in modo perfetto le sue funzioni di segretario di Stato degli Stati Uniti. Bene, la ringrazio moltissimo, professore, per questa analisi, e sentiremo più avanti perché ci saranno certamente nuovi sviluppi.
come dicono i 2500 giornalisti che erano stati accreditati a Singapore, i quali per la verità nella stragrande maggioranza dicono tra una battuta e l'altra che il vero accordo storico è il rinsavimento da una parte di Kim, che era stato giudicato criminale, paranoide e via di seguito, e dall'altra parte anche, come dire, la discesa con i piedi sulla terra di questo semidio che si crede Trump. Ecco, questo è lo storico accordo. Di nuovo grazie, professore. Grazie a voi e buon lavoro.